Ciao, vi saluto, benvenuti sul mio canale. Per chi non mi conosce, io sono Magda, sono direttore Oriflame. Lavoro per questa azienda da 5 anni, a novembre ho fatto 5 anni. In questo video vi voglio parlare della mia storia Oriflame, come sono cresciuta con questa azienda, perché lo amo, perché ho aperto un canale YouTube dove parlo di questa azienda. E perché continuo a fare questa attività che mi ha cambiato la vita. Se avete già visto i miei video sul canale, avete visto che dico sempre che amo i prodotti, l'azienda, che mi ha cambiato la vita. Ma come ha cambiato la vita, no? Forse vi fate questa domanda. E ho pensato di fare un video per rispondere alle vostre domande e perché c'è stato anche richiesto da parte della mia squadra, c'è stato richiesto un video della mia storia, perché io racconto la mia storia ogni volta quando abbiamo un incontro, ogni volta quando facciamo le presentazioni, no? Per presentarmi e racconto la mia storia Oriflame. E tutte le persone mi chiedono che vogliono, mi chiedono e mi dicono che vogliono questa storia per usarla e per sentirla quando si sentano giù, quando sentano che non hanno più energia. Quindi, la mia storia Oriflame. Ho cominciato 5 anni fa, quando la mia sponsor mi ha chiesto di iscrivermi come consulente Oriflame. Non sapevo cosa significa, cosa mi porta, e la mia risposta è stata: no, ma cosa faccio io Oriflame? Cosa c'è questa Oriflame? No, perché io uso già i miei prodotti, perché non mi interessa e perché no. Ma lei ha continuato, mi ha parlato un po' dell'opportunità che esiste, un po' mi piaceva. Gli ho dato i miei credenziali per crearmi il conto Oriflame, ma non ho fatto ordine. Per 6 mesi non ho ordinato niente da Oriflame, non ho mai ricevuto il catalogo, non ho mai chiesto a nessuno niente. Il mio sponsor, povero mio sponsor, mi voleva bene e mi mandava dei messaggi, ma io gli dicevo che non ho tempo, non adesso e così via. Dopo 6 mesi il mio sponsor non ha rinunciato a me e mi ha detto: guarda Magda, io vedo una grande potenzialità in te, lo so che sei capace di fare di più di consulente Oriflame e quindi ti propongo direttamente il business, perché ho visto che sui prodotti non vuoi ordinarli e provarli, perché crederci per provare, vi dico sempre. Mi sono incontrata seconda volta, mi ha lasciato dei cataloghi, delle informazioni e ho cominciato Oriflame. Voglio dire che io sono rumena, abito in Italia e Oriflame non esiste qua in Italia per ordinarlo qua. Quindi devi ordinare dalla Romania e fare arrivare i prodotti qua. Così era all'inizio, ok? Quindi io sono stata un po' reticente anche per questo fatto, perché come ordinarli, farli arrivare in Italia, ok? Sono prodotti svedesi, sono di qualità, prodotti in Europa, lo so perché il mio primo ordine ho fatto solo con i prodotti personali, ma non volevo, perché non vedevo niente che mi potesse portare, cioè a parte che ordinare i prodotti, consumarli va bene, cioè sono i prodotti straordinari, adesso lo so, ma in quel momento non vedevo niente di questo. Lei mi ha spiegato come posso continuare a fare il business e mi ha spinto per fare il primo ordine. Ho fatto il mio primo ordine, mi sono arrivati i prodotti, non sapevo neanche come mi arrivassero i prodotti perché non esisteva qualcosa organizzato, in qualche modo mi ha fatto arrivare i prodotti. Buoni prodotti, io ho fatto vedere e ho avuto subito gli ordini, ho avuto subito anche le persone che volevano ordinare direttamente perché io proponevo quello che lei mi ha proposto a me di ordinarli con 40% di sconto. Sono arrivata abbastanza in fretta, dico io, cioè in giro di 2 mesi ero già manager, avevo già delle persone interessate che ordinavano di continuo e io ho dovuto sviluppare tutta la parte di Oriflame qua in Italia, sviluppare e creare
i canali di informazione per questi prodotti. Sono andata avanti, vi voglio dire che io in quel momento lavoravo a un posto fisso, ok? Lavoravo dentro, interno, una settimana sì, una settimana no, quindi lavoravo come posto fisso perché io sono venuta in Italia a cercare lavoro e sono rimasta qua per un bel po' di tempo, per 6 mesi non ho lavorato perché non parlavo italiano, facevo una gran fatica e quindi nessuno non poteva prendermi, non è che non volevano, non potevano perché non potevano comunicare con me. C'è una disperazione, ho trovato dei lavoretti a pulizie e lavorare con le persone anziane, non è che non mi piaceva, cioè curavo quelle persone, ma non era quello che volevo, cioè nel senso non ho voluto neanche andare avanti a fare un corso o qualcosa di istruirmi da questa parte perché esistono questi lavori, ma non mi piacevano proprio. Io ho studiato contabilità, volevo trovare un lavoro così, sempre cercavo di migliorarmi, di crescere, di qualcosa che mi aiutasse a creare un'attività. Volevo fare un'attività qua, ho fatto il corso per le assicurazioni perché in quel momento provavo di fare le assicurazioni, ma l'appoggio, il contatto con le persone era molto molto... non riuscivo a legare, a fare quel legame con le persone perché forse non era quello che mi piaceva fare, cioè lo facevo costretta perché avevo bisogno di fare qualcosa per avere un stipendio. Va bene, torno a Oriflame, ci ho avuto la possibilità, ho lavorato tantissimo, studiavo di notte, io ho applicato tutte queste cose, gli obiettivi, abbiamo un obiettivo chiaro di arrivare, di guadagnare il stipendio che avevo in quel momento, cioè volevo arrivare a avere questo stipendio e io sono contenta, cioè il mio obiettivo, quel momento, la responsabilità, iniziativa per agire, agivo, facevo tante cose, ho fatto il contratto diretto di trasporto sul mio nome, sono andata avanti, focus per risultati, leadership, volevo essere un esempio, facevo incontri nella settimana quando non lavoravo, parlavo al telefono tantissimo, cioè ero la mattina, mi mettevo davanti al computer con le cuffie, chiamavo, facevo delle telefonate, andavo in giro, io abitavo a una parte di Bologna, se tu mi chiamavi dall'altra parte di Bologna io dicevo arrivo in 10 minuti, cioè ero disposta a fare tutto, apprendimento continuo, studiavo, ho fatto tutti i corsi online che sono disponibili sul sito Oriflame, tutti i corsi di vendita, di tutto, perché tutte le informazioni in network marketing li trovi e l'azienda ti aiuta tantissimo. Anche il mio sponsor mi aiutava, ma lei era a 1700 km di distanza, quindi mi aiutava con le informazioni e basta, non poteva darmi un appoggio fisico di venire con me a fare prospezione. Sono andata a fare prospezione quando sono state le elezioni rumene al consolato rumeno. Mi sono presentata, andavo con la testa alta, sono Magda, faccio Oriflame così, con il catalogo in mano, con i campioncini, andavo in tutta la città a portare i prodotti che mi venivano ordinati. Tenete conto che arrivavano i pacchi tutti a casa mia e poi io li spedivo con il corriere qua in Italia. Quindi arrivavano venerdì pomeriggio e io venerdì sera ero con tutti i pacchi già pronti, etichettati per spedirli in tutta Italia. E lunedì arrivavano tutti i pacchi ai miei consulenti della mia squadra, cioè sono riuscita in 2 anni a avere una svolta pazzesca e poi spero di riuscire a raccontarvi tutto. Motivazione, eccellenza nelle vendite, io tutte queste caratteristiche mi sono assumata, le ho sviluppate facevo tutto con una grande passione e con una grande speranza che in un giorno arriverò ad avere il stipendio che avevo bisogno per vivere, per stare tranquilla. Vi voglio dire che i soldi non li ho visto subito, perché nel network marketing i soldi non li puoi vedere subito, cioè devi lavorare, devi creare la rete e quando arrivi a un certo livello i soldi cominciano a vedersi. Quindi io per 6 mesi ho lavorato senza stipendio da parte di questa mia attività, perché vi ripeto, il stipendio arriva
un po' dopo che tu hai lavorato, cioè devi creare, strutturare, aiutare le persone a capire, cioè io ero tanto concentrata sulle vendite, aiutare i consulenti a fare iscrizioni, a fare i primi ordini, andavo su questo, guadagnavo però sulle mie vendite personali 40% su tutto quello che vendevo e andavo tanto a proporre i prodotti e poi proponevo anche le iscrizioni. Questa è la mia filosofia, non puoi diventare consulente Oriflame se tu non conosci i prodotti e non usi questi prodotti per vedere esattamente la qualità, cioè tu puoi comprare i tuoi prodotti per cura e bellezza, quello che dicevo e dico anche oggi, che normalmente li compri dai negozi, ma li compri uno oggi, uno domani, quando fai la spesa, che sulla tua spesa ti porta un ti fa spendere di più, invece scegli di ordinare tutti i tuoi prodotti per cura e bellezza, accessori, wellness da Oriflame una volta ogni 3 settimane e li compri con 40%, cioè risparmi. E poi se hai la voglia di far vedere questi prodotti anche alle persone che ti circondano, tu puoi avere i tuoi prodotti gratis. Se vuoi andare avanti, vuoi ottenere di più della tua vita, vuoi cambiare la vita, puoi cambiarla con Oriflame scegliendo di proporre i prodotti anche alle persone e dare la possibilità anche a loro di risparmiare e guadagnare e avere i prodotti gratis. Cioè, questo è quello che propongo io tutti i giorni, ok? Sono andata avanti, dopo 6 mesi, bomba, cioè nel tempo sono arrivata manager, l'azienda mi ha mandato il messaggio di congratulazioni e mi hanno invitato al seminario dei manager, che è stato il primo seminario in Egitto. Cioè ragazzi, quando mi hanno detto puoi andare in Egitto se tu fai questo piano di vendite, piano di iscrizioni, non di vendite, quindi non ti dico devi vendere questo, devi fare queste iscrizioni e aiutare queste persone che comprano i prodotti da noi. Wow, super! Io già facevo questa cosa, capite? Già facevo perché avevo il mio obiettivo di arrivare a guadagnare il mio stipendio, che l'avevo ma non ero contenta con il mio lavoro che avevo, cioè lavoravo al posto fisso, avevo 27-28 anni, cioè volevo qualcosa che facessi un lavoro che mi piace. Bene, quando ho sentito Egitto io, oddio, no, non è possibile. Egitto per me è il paese, è il posto dove l'ho sognato, dove sognavo di andare, sapevo tutto su Egitto, seguivo documentari, libri e così via. Mi sono messa a lavorare più serio, avevo capito l'importanza. E dopo 6 mesi, cioè ho cominciato a novembre e a maggio 2015 ero 21%, il livello più alto della piano di successo Oriflame, Romania, e sono andata in Egitto. Mi sono presa 2 settimane di ferie, mi ricordo, ho dovuto cercare una persona per lasciarla nel mio posto perché non potevo andare così, lavoravo per 2 persone anziane, vi ricordo, non era il massimo, quindi, ma amavo quelle persone, cioè io non ho avuto i nonni, per me erano i miei nonni e anche loro mi amavano, parlavano bello, mi hanno aiutato a imparare l'italiano, cioè è stata una storia bella quello che facevo, ma ripeto, non era quello che desideravo fare. Sono andata in Egitto, ho vissuto 4 giorni di successo perché lì mi hanno premiato per ogni titolo che ho avuto in questi 6 mesi, 12, 15, 18, 21%, mi hanno premiato per ogni livello, sono andata sul palco davanti a 1000 persone, è stata una cosa pazzesca e lì ho vissuto ogni giorno, ci avevamo dei corsi, delle escursioni, la sera le feste a tema, mi sono vestita in egiziano, abbiamo avuto la serata in bianco, ho fatto sommersioni, sono andata sotto acqua, che la mia grande paura è di acqua, io ho paura di acqua, sono bilancia, quindi mi piace l'aria, mi piace in alto, non mi piace l'acqua, mi dà paura, cioè se a me arriva acqua qui io annego. E lì ho affrontato anche questa mia grande paura, che ho affrontato tante paure facendo questo percorso, ma andando sotto acqua mi sono ritrovata, ho capito che niente nella vita non ti può far male, anche se tu pensi, perché il nostro cervello pensa così, per non farti soffrire ti dice delle bugie, non farlo perché soffrirai, non farlo perché hai paura, non farlo. Questa cosa di andare sotto acqua e affrontare la mia paura mi ha dato una consapevolezza di quello che potevo fare e della potenza delle mie azioni.
Sono tornata a casa, sono tornata in Romania dopo questi 4 giorni pazzeschi, che ho deciso che io voglio vivere Oriflame. Io voglio essere felice come erano quelle persone lì, io voglio partecipare ogni anno a almeno un seminario Oriflame, che è tutto, vi voglio dire solo questo: quando tu ti, ti qualifichi a un seminario Oriflame, non paghi niente, quindi l'azienda ti chiede di presentarti all'aeroporto, ti prende il bagaglio, vai sull'aereo, arrivi all'hotel, trovi il tuo bagaglio nella tua stanza, vivi 4-7 giorni, dipende di quale seminario si tratta, di pura felicità, ti trasporti e l'azienda fa tutto il possibile che tu ti senti bene, che tu ti senti importante, che tu sei importante per l'azienda. Ho avuto la possibilità anche di incontrare le persone che hanno i due fondatori, i due fratelli svedesi che hanno fondato Oriflame nella crociera anniversaria dei 50 anni di Oriflame. Ho partecipato a questa crociera, ero incinta, cioè bei ricordi, e il fatto che ho incontrato il fondatore che mi ha regalato questa collana, che da quel giorno non mi separo, mi ha regalato questa collana, è stata regalata a tutte le persone che hanno avuto crescita in quell'anno. Sono stata una di quelle persone, sono andata sul palco e mi ha stretta la mano, mi ha guardato negli occhi, mi ha messo le mani sulle spalle e mi ha detto, mi ha chiesto se sono bene, se sto bene, se sono felice. Cioè, quell'uomo ha avuto un grande sogno, cioè mi commuovo perché sento ancora l'energia di quel momento. Quell'uomo ha vissuto tutto il tempo e ha creato l'azienda per aiutare le persone normali di avverare i loro sogni. Questo è il sogno di Oriflame, di aiutare le persone normali di diventare quello che desiderano. Solo che dobbiamo rispondere positivo, di non rifiutare l'invito e di fare tutto il possibile che questo succeda. Bene, torno alla mia storia, che sono tornata dal primo seminario Oriflame in Egitto. Mi sono aperta la mia attività per poter incassare i soldi. Quando sono tornata a casa, che mio marito non mi diceva neanche di non farlo, ma non mi dava neanche l'appoggio di farlo, un attimo che mi sono cosa, non ce l'ho neanche le salviettine. Il mio marito in quel momento, quando ha visto i soldi che ho guadagnato in 6 mesi con Oriflame, mi ha detto: è vero, ma questi soldi sei sicura che sono tuoi? Quando ha visto i soldi che ho ingassato sul conto, è stata la persona, perché lui poi ha dovuto andare a ritirare una parte di soldi o di vedere se sono entrati i soldi, non mi ricordo com'è stato, mi ricordo che lui è andato in banca a verificare il soldo e mi diceva: ma sei sicura che questi soldi sono i nostri, non hanno sbagliato, così via. No, non hanno sbagliato. Da quel momento io ho avuto ogni 3 settimane il mio stipendio da questa azienda, che poi è cresciuto 3 volte di più da quel momento, perché ogni volta che cresci di livello, che tu fai il tuo lavoro per bene, l'azienda, a parte che ti premia, ti dà il premio per il livello raggiunto, ma ti paga. Su questa cosa sono molto molto seri. Se oggi lunedì chiude la campagna, martedì già ricevi le informazioni per la fatturazione, per incassare i tuoi soldi, e venerdì hai i soldi in banca. Quindi sono molto molto precisi su questa cosa, volevo dirlo, perché per me è stata una cosa pazzesca. Cioè, poi vi dico quello che ho fatto con i soldi che ho incassato in primi 2 anni. Bene, sono tornata, ho detto: io da adesso farò Oriflame. Ho lasciato il mio lavoro, ho dovuto lasciare i nonni, ho dovuto rinunciare a quel lavoro con dispiacere, ma anche con piacere, per quello che sono riuscita a realizzare. Cioè, io ho realizzato qualcosa che desideravo, ma non ero sicura che è possibile. Non esisteva nessuno nel mio upline che aveva fatto la stessa cosa qua in Italia. Cioè, io della mia upline ero la prima. Ho lavorato come una matta, e poi nei prossimi 2 anni ho lavorato tantissimo, con un obiettivo chiaro di volevo cambiare casa. Cioè, abitavo in quel momento con affitto insieme a mia nipote, che è più piccola di me con 3 anni, cioè lei con suo compagno, io con mio compagno nello stesso appartamento, cioè, per capite, per dividere le spese, ok? In quell'anno, quando sono diventata direttore, mi sono anche sposata, ho avuto il matrimonio con mio marito.
Poi nel prossimo anno abbiamo lanciato una sfida per noi, ho detto ci compriamo un appartamento con il mutuo, è vero, ma comunque sono le spese, cioè vogliamo chiedere solo il mutuo, il resto delle spese li vogliamo sostenere noi. Siamo capaci? Sì, sono stata capace perché tutti i soldi che ho guadagnato i primi 2 anni con Oriflame, ho pagato tutte le spese da agenzia, notaio, anche una parte dell'appartamento abbiamo pagato come anticipo e abbiamo fatto un mutuo e ci siamo comprati il nostro appartamento, perché avevamo pensato così, invece di pagare l'affitto per 10-15 anni, meglio che questi soldi si capitalizzano e rimaniamo alla fine con l'appartamento. Poi decidiamo, lo vendiamo, lo lasciamo, lo teniamo, vediamo. Poi sono riuscita a comprare anche 2 macchine nuove, perché io in quel momento, vi dico da dove sono partita e dove sono arrivata, cioè in quel momento avevo solo una macchina che non aveva aria condizionata e in quel periodo che abbiamo comprato qua la casa, eravamo un po' lontani da Bologna, 12 km, ci voleva la macchina qua perché con l'autobus io non sono pratica, e anche mio marito di andare a lavoro, e la macchina non faceva neanche caldo, cioè era novembre che siamo trasferiti qua in questo appartamento e la macchina non faceva caldo, andavo in macchina con i guanti, vestita, ma anche con le finestre un po' aperte, perché se tu respiravi i vetri si oscuravano, non vedevi fuori, cioè era una cosa tremenda. Vi dico che ho lavorato, ho continuato a lavorare, cioè abbiamo preso a casa, siamo trasferiti e ho lavorato tutto quell'inverno con la passione, con l'amore, siamo andati poi in crociera, siamo andati in Spagna, siamo andati in tutti i seminari che io mi sono qualificata e Oriflame mi ha invitato. Sono riuscita ad attingere anche il titolo di Safiro, ho avuto dei bonus. Dico, oh, con questi bonus devo comprare le macchine. Sono riuscita a comprare 2 macchine nuove in leasing, è vero, ma anche qui abbiamo pagato un bel anticipo, abbiamo pagato le spese, tutto quanto, e abbiamo voluto 2 macchine così, una lui, una io, per una di città, una per andare fuori città, per averlo per le corse più lunghe, e 2 macchine che le abbiamo comprate sull'azienda, quindi tutte le spese vengono scalate da lì. Adesso, perché vi dicevo prima che io vivo la vita felice, una vita che per me è perfetta, una vita che l'ho sognata, quindi io non desideravo sposarmi, questo è un altro discorso, che io non volevo sposarmi, non volevo figli, volevo stare da sola, dico beh faccio bene, più bene che posso e mi vedo, vado sulla mia strada, invece mai non dire mai, perché mi sono sposata, sono riuscita ad avere la nostra casa, quindi lo paghiamo, è la nostra, abbiamo le macchine a disposizione, quindi abbiamo i mezzi di muoverci. E poi è successa anche una cosa molto molto bella, importante, penso che la più importante della mia vita, sono rimasta incinta, ho avuto la mia Victoria, così si chiama la mia bimba, che adesso farà 2 anni, e io, è la cosa più importante, mamme, se siete ancora giovane e volete avere un lavoro che vi dà la possibilità di stare con i vostri bimbi, poi vi racconto l'inserimento come è stato, che lei ha avuto molto molto bisogno di me e io ho potuto, grazie alla mia attività e grazie a questa azienda che sono riuscita a capire l'opportunità e l'ho sviluppata, mi ha dato la possibilità di stare vicino alla mia bimba, di non perdere neanche un giorno della sua vita e di lavorare insieme a lei. Cioè, quando sono venuta a casa, io ho lavorato fino all'ultimo momento perché lavoravo da casa, questa stanza qui c'è il mio ufficio che l'ho allestito in casa mia, lavoro da qui e non vedo il momento di arrivare la mattina qui a fare le telefonate, a parlare, a fare incontri, a invitare le persone a casa mia, perché tutte le mie amiche che vengono a trovarmi vogliono venire in questa stanza perché sono i trucchi, i profumi, vedono le novità, sempre hanno un regalo da parte mia perché lì con le novità, cioè li voglio
invogliare a provare i nostri prodotti e così via. Amo quello che faccio e vi ripeto, mi dà la libertà, la possibilità di vivere la mia vita pienamente. Cioè, se io domani voglio andare in vacanza, voglio andare al mare, in montagna, voglio andare a rilassarmi, io posso andare, cioè faccio i miei impegni, magari mi prendo il telefono con me e lavoro dal telefono, rispondo alle persone che mi chiamano. Sono presente per la mia squadra, per i miei clienti, per i miei consulenti, sono ancora da qualsiasi posto del mondo, nell'angolo del mondo ci sono, io tramite l'internet sono vicina e lavoro. Questo però l'ho costruito negli anni con un duro lavoro che l'ho fatto all'inizio e che continuo a farlo. Adesso lo faccio un po' più rilassata perché i miei obiettivi sono più alti, quindi ci vuole più tempo per realizzarli, ma lavoro tutti i giorni per questi miei obiettivi, che adesso i miei obiettivi sono molto più ambiziosi perché è normale, no? Dal momento che mi sono creata il mio ambiente che mi dà, mi dà serenità, mi dà la possibilità di aiutare le altre persone, ce l'ho il mio focus, ce l'ho i miei obiettivi, ma riesco anche di andare un po' più piano, perché ce l'ho questi 5 anni che non lo so se sono riuscita a raccontarvi abbastanza bene quello che sono riuscita a fare e quello che ho fatto. Ho creato per esempio una linea di distribuzione per Oriflame in Italia, adesso abbiamo 100% tutto quello che ci serve per fare questa attività in Italia, tramite la mia rete, tramite i miei direttori e i miei consulenti, i miei manager. Dico i miei perché sono le persone che sono nella mia linea. Abbiamo dato fiducia, abbiamo creato sempre un rapporto di fiducia, siamo molto trasparenti, diamo tutte le possibilità, tutte le informazioni a tutte le persone. Io provo di stare molto più vicina a tutte le persone che mi chiedono, tutte le persone che mi scrivono, mi chiamano, cioè provo di dare il massimo tutti i giorni e di essere in massima forma per dare a loro quello che ci serve: energia, positività, responsabilità, motivazione, tutto quello che ci serve per fare questo lavoro, perché è questo che ti serve: voglia di fare le cose, voglia di cambiarti la vita, voglia di avere di più di quello che hai, perché questa azienda ti dà questa possibilità. Devi prendere sul serio l'opportunità. Io da quel momento non sono cambiata solo con le cose che sono riuscita ad averle, fisico o materiale. Vi dico anche di me: prima ero molto insicura di me. Non riuscivo a parlare così come parlo adesso. Sapevo che qualcosa in me esiste, qualcosa di importante, che posso di più, ma non sapevo come farlo uscire. E questa azienda mi ha dato questa possibilità. Ho lavorato piano piano, ho investito in me, ho letto tanto. E quello che faccio anche io adesso con le persone della mia squadra, che li invito a leggere, li invito a cercare e a ce l'ho qua di fare l'apprendimento continuo. È molto importante di continuo di leggere, di avere questo desiderio di imparare continuo. Sono molto più aperta alle persone, alle richieste, cioè nel senso, se tu mi fai un invito, anche se è un altro network, io vengo lo stesso, voglio sentire l'opportunità che me lo vuoi fare, voglio sentire come lavorate, se esiste qualcosa di meglio di quello che ho io, non dirò mai no, perché questa azienda mi ha dato questa fiducia in me e questa possibilità, perché lo so che quello che sono riuscita a fare qua in Oriflame sono capace di farlo in qualsiasi lavoro, ok? Io per esempio adesso ho fiducia in me, se vado a cercare il lavoro che io adesso lo voglio, non so, voglio diventare questo direttore di vendite in un'azienda o in una banca, io lo so che posso farlo, cioè ho tanta fiducia in me perché sono riuscita a farlo qua, sono sicura che riuscirò di farlo nel qualsiasi posto.
Allora, invito tutte le mie persone della mia squadra e le persone che li incontro, anche se non fanno parte della mia squadra, di leggere e di non dire mai no alle, alle proposte, ai inviti. Cioè, a me succede, vi dico sinceramente, di ricevere dei inviti nelle altre aziende o anche delle invito in un'associazione, invito a un incontro in... in biblioteca, perché vi dico che nel momento che tu gestisci il tuo tempo puoi avere puoi passare del tempo di qualità con le persone che hai solo da insegnare, da imparare da loro. Cioè io sto anche sul Facebook e cerco degli eventi, e se esiste la possibilità di incontrare delle persone che lo so che hanno più informazioni, per esempio ho fatto un corso adesso passo da una all'altra, ho fatto un corso per imparare, cioè, stato offerto gratis da FAI, anche di questa cosa sono molto fiera che l'ho fatta, un corso su Bologna per imparare molto di più di Bologna, perché Bologna è stata la città che mi ha piaciuto, mi è conquistata, sono venuta qui, mi è piaciuta ma non sapevo tante cose di lei, cioè anche se andavo a fare le visite guidate non avevo tutte le informazioni su Bologna, e ho fatto questo corso offerto da FAI su Bologna tramite un'associazione rumena, perché mi sono molto anche impegnata nella vita sociale, la vita, perché vi ripeto, hai tempo di queste cose, di passare del tempo di qualità con le persone di qualità. Ho incontrato tante persone che non fanno Oriflame come, ma mi sono rimasti amici, o magari promuovo i loro servizi, cioè un avvocato, le persone che fanno traduzioni, che anche io delle volte ho bisogno, entro in contatto con altre persone e quando hanno bisogno di questi servizi io li propongo i loro servizi. Cioè non farò network, non farò Oriflame con me, ma mi piace di essere in contatto con le persone che mi circondano. Ho ricevuto anche dei inviti da parte del consolato rumeno a partecipare ai loro eventi nazionali, quindi mi hanno visto come una persona nella comunità qua rumena a Bologna abbastanza, diciamo, interessante, che mi hanno proposto l'invito di partecipare ai loro ricevimenti. Quindi tante cose mi è successo, io sono cresciuta anche come persona, perché grazie all'opportunità, al fatto che nell'Oriflame cresci, cresci il tuo valore prima, e nell'Oriflame e nel network marketing, non parliamo solo di Oriflame, nel network marketing tu guadagnerai i soldi che vali, i soldi saranno un equivalente al tuo valore, ok? Quindi se tu dai valore alle persone, l'azienda ti pagherà. E quello che sento io, quello che vivo oggi, è per quello che vi dico, che per me, io adesso sono contenta, sono sicura che non è il massimo di me, non è la cosa massima che mi può succedere anche di più, sono sicura di questo, lavoro per questo, ce l'ho grandi obiettivi, lavoro per raggiungerli, e sono disposta ad aiutare anche altre persone, a insegnarle, solo che a me mi servono le persone che hanno voglia di farlo, e io sono anche disposta, e sto cercando le persone che hanno voglia di ascoltare, hanno voglia di cambiare la vita. Faccio questo tutti i giorni, ricevo tante risposte negative, ma ogni tanto ricevo anche una risposta positiva, ed è quello che mi dà la forza di andare avanti, mi dà la forza che lo so che esistono delle persone come me che stanno cercando qualcosa, non sono sicure cosa stanno cercando, ma qualcosa di buono hanno da offrire, e aspettano che qualcuno li aiuta di fiorire, li aiuta di cercare la loro strada e di trovarla, così come sono stata io. Io adesso ringrazio al mio sponsor che ha avuto tanta pazienza e anche tanta fiducia, perché lei mi ha dato tanta fiducia in me, mi ha detto sempre puoi farlo, vai avanti, non pensare, vai avanti e pensa al tuo obiettivo. Ringrazio a tutte le persone che mi sono come dire, mi hanno seguito, e non solo mi hanno seguito, mi hanno anche insegnato delle cose, ma hanno migliorato, perché ce l'ho adesso dei consulenti così bravi, non voglio nominarli perché se nomino uno non voglio che l'altro che non lo nomino si senta male, ma delle persone che mi motivano, che mi mettono in
in sfida, mi lanciano delle sfide loro a me, e mi sento molto molto bene, perché lo so che queste persone sono le persone che hanno bisogno, mi vedo io in loro, sono le persone che stanno cercando a migliorarsi e stanno cercando anche di chiedere aiuto a me, e delle volte non è che sono io quella che sa tutto, delle volte mi mettono in difficoltà e mi miglioro anche io insieme a loro. C'è una cosa pazzesca. Cioè, vi ripeto, mia storia Oriflame, per dire in due parole, io sono cominciata qua in Italia da una persona che lavorava con le persone anziane al posto fisso, sono arrivata oggi direttore Safiro Oriflame con grandi grandi obiettivi e tanto lavoro ancora da fare, ma sono sicura che lo farò insieme alle ragazze che adesso mi seguono. E una persona diversa, una persona che è molto più aperta, molto più consapevole di quello che ha da offrire e di quello che può imparare. Sono disposta ad ascoltare e a offrire questa opportunità a tutti quelli che hanno voglia. E sono anche cresciuta dentro. Sono cresciuta anche come mamma, sono diventata una persona diversa, adesso capisco molto di più le mamme, capisco le difficoltà, perché sempre quando parlo con le mamme mi dicono: ah, io sono mamma, non posso farlo, lo so, è difficile essere mamma, ma è anche difficile di stare a casa solo con il bimbo e non trovare qualcosa dove andare e trovare il tuo mondo, cioè avere qualcosa dove ti ritrovi. Io ho avuto Oriflame e sono anche... non trovo la parola in italiano, sono disposta intanto di migliorarmi tutti i giorni, perché non finiamo mai a imparare e a migliorarci. Io spero che vi è piaciuta la mia storia, che avete trovato qualcosa di interessante e qualcosa che vi dà che vi ha aperto una porta, che qualcosa che vi dà la fiducia in voi stesse, che potete farcela, qualsiasi cosa che volete fare potete farcela. Se ce l'ho fatta io, lo potete fare anche voi. Vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto questo video per favore lasciatemi un like a questo video, abbonatevi al mio canale, lasciate il subscribe lì sotto, e per avere tutte le informazioni con i video su Oriflame che io li carico, schiacciate anche il campanellino, così quando carico i nuovi video potete essere le prime che li vedete. Ciao, bocca al lupo a tutte.